Belli raga, Power Robby, benvenuti nel mio canale, ben ritornati nel mio canale. Se vi piacciono i miei video mettete un like, se non mi piacciono, pazienza. Sopravviverò. Oggi facciamo un unboxing di una cosa che mi serve parecchio, che è una saldatrice portatile. Poi vi spiegherò anche perché ho acquistato questa, in particolare. Visto che devo fare dei lavori sul food truck e dei lavori di saldatura, io di saldatrici ne ho due. C'ho la mia vecchia, 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 vecchia da 100-150 ampere, che è ingombrante, vecchia, non è che salda poi bene, perché è un vecchio tipo. Molto pesante, e dato che devo fare da qui fino al track, avanti e indietro, avanti e indietro, direi di no. In più ne ho un'altra che è bella tosta, salda da Dio, ha inverter, fa sia MMA, quindi a elettrodo, sia a MIG, quindi a filo. Può anche essere collegato il gas, che io non ho, vabbè. Però è ingombrante, pesantissima. Io con questa gamba non riesco a trasportare queste saldatrici così pesanti, perché mi fa male la gamba e rischio di strappare i muscoli, eccetera. Oltre che non riesci a metterla sulla scala, è troppo grossa, ingombrante e pesante da mettere su una scala. Quindi da solo poi non ce la farei, comunque vada. Quindi ho acquistato questa qua piccolina, ora vi mostro quella bella che ho. Eccola qua, questa è una Nextig NX255 MIG. Ma è un bestione pesante, pesantissima, non pesante, pesantissima, che non riesco neanche a sollevarla quasi, quindi direi di no, non va bene per fare i lavori fuori all'aperto o comunque vada lavoretti veloci. Questa poi consuma, ogni volta che l'accendomi la bolletta va a farsi benedire perché consuma di brutto questa cosa. Sono, se non sbaglio, 400 ampere. Se non sbaglio, non mi ricordo sinceramente. Vabbè, comunque, questa no. L'altra vecchia ce l'ho infilata in cameretta. Ce l'ho lì in cameretta sotto tutto lo scaffale. Devo tirare fuori tutto per tirarla fuori. Ma comunque, vada, è la stessa cosa di questa. Pesa leggermente meno di questa, ma ingombrante. Poi, essendo vecchio tipo, non salda bene. Continua a puntare. Insomma, quella di una volta. Quindi ho deciso di acquistare questa qua che c'è qua dentro. Adesso facciamo l'unboxing e vi mostro che figata che è e poi vi dico anche quanto costa. È un prezzo ridicolo, ridicolo. Speriamo che funziona perché con quello che ho pagato questa che c'è qua dentro, in Italia ci compro neanche la maschera. Forse un paio di guanti, quindi speriamo che funziona, poi la proveremo. Adesso facciamo l'unboxing e apriamo il pacco. Apriamo da qui, facciamo così con il taglietto qua. E voilà. Eccola qua. Questa super mega portatile da 250 comunque vada ampere, così dicono. Poi non so se è il modello 250, non lo so, lo vedremo poi.
secondo me è da 250 ampere, quindi 100 ampere in più del vecchio tipo mio, gigantesco e pesante, che non funziona bene. Abbiamo l'inverter comunque, quindi è a inverter e c'è anche una regolazione. Ok, tiriamola fuori. Non taglia. E quindi ora vi mostro con 18 euro qua nelle Filippine che cosa ricevi. Dunque, all'interno ci sono 5 elettrodi per iniziare a saldare subito. 5 elettrodi, un paio di guanti, leggeri. Per saldare direi che non sono il massimo questi, ci vorrebbero di pelle. Va bene, che qua prendono fuoco. Poi abbiamo la spazzolina di metallo con il pernino per far saltare via il martelletto, per far saltare via la saldatura. Ma non è finita. All'interno c'è una maschera, questa è una maschera portatile, pieghevole, di plasticona, che praticamente si monta così. Ma è bello perché ci sta tutto dentro una scatola, praticamente si monta così, no? Velocemente. Qua ci metti questi. Questi due dischi vanno qua così, e poi c'è il manico che va ad incastro, e hai fatto una maschera portatile leggera. Io non la userò, uso i miei occhiali da saldatura automatici solari, che sono molto belli, comodi, fighi e pratici, quindi questa non la uso. Poi continuiamo. C'è il cavo molto morbido, devo dire, molto morbidoso, bello. E la pinza per l'elettrodo, che non è neanche male. Ne ho viste di peggio. Ne ho viste davvero di peggio, quindi non male. C'è la parte qua sia di qua che di là in rame. Non male. Poi abbiamo il cavo con la massa. I cavi sono molto corti, sono davvero davvero molto corti, ma questa è portatile quindi ci sta. Abbiamo la pinza della massa, scarsa qualità, proprio la tipica pinza da 4 soldi. Ok. E poi per ultimo abbiamo la saldatrice vera e propria. Qua c'è il polistirolo e questo è un giocattolo, perché più portatile di così non si può, più piccola di così non si può. Cioè è una piuma, la tieni con un dito. C'è anche il manuale di istruzioni. La presa è quella americana, perché qua si usa questa qua. Ed ecco qui. Questa è la saldatrice. Ora sciolgo le 13 cavalli. La collego. La accendo. C'ha la ventola 250 ampere, regolabile, fa da 20 a 250,
Bene. C'è una zanzara che mi mozzica. Dunque, bella cosa anche questa qua che fa da 20 a 250, perché? Perché a 20 ampere puoi usarla per saldare le batterie. Quindi fare la pinza quella che salda le batterie, te la autocostruisci. Ci attacchi il cavo qua e sei a posto. Ti puoi fare tranquillamente il saldabatterie. È una piuma, ha inverter, c'è dentro il toroidale, la bobina, si vede da qua, la ventola ce l'ha qua dietro. Bella, leggera, addirittura qua ci sono dei tagli che servono per metterla a tracolla. Non c'è dentro la fascia per metterla a tracolla, non c'è purtroppo. Te la puoi comprare tu a parte o fartela tu, in maniera da tenertela qua così, visto che è una piuma. Bella, molto soddisfatto. Tutto questo per 18 euro. Sono molto soddisfatto. Funziona? Almeno funziona che si accende. Adesso andiamo a fare quattro saldature per provarla, così al volo. Userò questi elettrodi qua che mi hanno dato, perché io ce li ho, ma anche più buoni di questi, immagino, ma comunque questi non mi servono, quindi farò fuori questi qua per fare le prove. Quindi per questo video è tutto. Nel prossimo video, che avrà lo stesso nome che c'è scritto qua, Reaim saldatrice, vedrete le prime prove, i primi test, la proviamo, vediamo come funziona, come si comporta. Bella lì, Power Robby, Filippine.